Tutti i medici e i paramedici dell'Umberto I fanno il loro dovere. Non dipende da questa direzione né dal personale se in questo periodo il presidio ospedaliero è preso letteralmente d'assalto da frotte di utenti sofferenti e deboli. Mario Salucci, direttore sanitario facente funzioni dell'ospedale di Nocera Inferiore, si schiera con queste parole a favore dei camici bianchi che gestiscono in prima linea la grossa mole di utenza che quotidianamente affolla in special modo il pronto soccorso, una conseguenza probabilmente anche della gestione da perfezionare della rete territoriale. A incidere nelle ultime settimane è stata però pure l'influenza e la psicosi meningite. Siamo in un periodo in cui si sta cavalcando a livello nazionale, non so per quale motivo, il problema della meningite. Non voglio entrare nel merito, posso dire che a noi come direzione sanitaria arrivano i bollettini del Ministero della Salute dove vengono riportati i casi clinici che mese per mese sono emergenza. Può sembrare strano, ma io un aumento, un picco per quel che riguarda le meningite non l'ho visto. Ma cosa c'è dietro il problema di questa corsa ai vaccini? Non lo so, c'è questa corsa. Diverso è il discorso che tutti sanno che durante questi periodi ci sono delle patologie che si presentano ciclicamente ogni anno. In primis l'influenza. Allora, l'influenza che prendiamo io e te è l'influenza che noi curiamo a casa. L'influenza che prende invece un paziente già a rischio, che ne so, un paziente che ha una patologia di tipo neoplastico oppure un bambino piccolo, è una patologia che può creare non poche diciamo difficoltà al paziente di cui viene colto. E allora c'è la corsa al dover pervenire al nostro pronto soccorso e la necessaria richiesta di poter ottenere un'assistenza decente. È chiaro che in questo periodo, diversamente da agosto, i nostri ospedali sono stracolmi di persone. E noi, dico tutto il personale, non è che è contento di dover offrire questa assistenza in condizioni di ricezione alberghiera non ottimali, ma pone al centro della sua attenzione quel che è il non far venir meno mai l'assistenza sanitaria, che è tutt'altra cosa.